Allora, abbiamo la possibilità anche di farvi sentire quelle che sono state le dichiarazioni dei due tecnici, perché hanno parlato chiaramente per quello che riguarda la partita del Derby d'Italia. Allora sentiremo Allegri, sentiremo Spalletti e cercheremo un po' di capire meglio anche quelle che sono le loro dichiarazioni in merito a questa partita. Possiamo partire, io andrei a ascoltare subito quello che ha detto Allegri su Paratici e sulla formazione probabile, poi riguarderemo insieme anche le formazioni. Andiamo a sentire, andiamo a vedere. Inter, e quindi è una partita bellissima, giochiamo davanti a 70.000 persone, lo stadio meraviglioso, e quindi bisogna fare il meglio possibile cercando di venire via con un risultato che comunque è sempre importante, perché ci fa vivere meglio, perché comunque quando perdi una partita hai sempre il giramento di scatole, e non è che ora qui alla fine dobbiamo andare in giro a fare figuracce, anche perché siamo la Juventus, anche perché abbiamo un obiettivo, quello di fare dei punti da qui alla fine della stagione, e perché abbiamo delle belle partite che ci stimolano, questo sì. Tra l'altro abbiamo perso anche Betancourt perché c'è un affaticamento muscolare sulla coscia. Per quanto riguarda Chiellini domani rientra e gioca, gli altri stanno tutti bene, siamo pronti a fare una buona partita. Cambi, se gioca Ken, cambio sarà Bernardeschi, se gioca Bernardeschi il cambio sarà Ken, poi avremo come cambio Spinazzola. Insomma, in qualche modo ci arrangiamo e faremo una buona partita, perché comunque è una bella partita. Allora, questo per quel che riguarda le dichiarazioni, le prime dichiarazioni del mister Allegri, anche in vista della formazione. Intanto rientra Chiellini, però parto da te, mister. Secondo te la Juventus riuscirà a fare una partita con il Derby d'Italia come se si stesse giocando qualcosa, o comunque alla fine il fatto che la Juve abbia già raggiunto lo scudetto, che insomma non abbia più niente da chiedere a questa classifica, possa comunque un minimo rallentare, no? La sua è chiaro che non è una partita che ha quel sapore che poteva avere in base a una classifica diversa, certo. Magari se c'era una posta in palio importante, però è una partita di grande interesse, per cui la Juve non può permettersi di snobbarla, e le parole di Allegri sono chiare: da qui alla fine bisogna onorare il campionato, magari sicuramente qualche esperimento, qualche situazione in essere ci saranno, proprio anche per magari premiare qualcuno che ha giocato meno, però la Juve non può permettersi di andare in giro a fare delle figure. E questo penso che il suo allenatore, proprio che Allegri sia stato chiaro, ma è nel DNA della Juve di non concedere niente, per cui vedremo una partita sicuramente di buon livello. Parla anche di punti in campionato, perché comunque aumentare il divario dalle seguitrici, dal certo, Napoli, comunque certo. Anche aumentare lo score della classifica. C'è anche l'orgoglio, l'ambizione di migliorare ancora di più una classifica, di aprire ancora di più la ma poi anche per rispetto degli altri, delle altre avversarie, dell'Inter, che l'Inter sicuramente ha un po' in cassaforte il terzo posto, però c'è ancora tutto. Siamo un proseguo di campionato. Ci sono ancora 5 partite. Ci sono ancora 5 partite. Qui ci sono ancora delle situazioni veramente molto interessanti da vivere. E giustamente, come dice il mister, l'Inter è a 61 punti. In questo momento è al terzo posto, ma non è ancora sicuro del terzo posto, no? Così non siamo sicuri delle posizioni, quella che è il quarto, perché effettivamente è quello ancora più in ballo. Luca Serafini, chiedo anche a te, per quel che riguarda il Derby d'Italia, Inter-Juventus, l'Inter sarà un po' più avvantaggiata a incontrare una Juventus sazia con la pancia piena, secondo te? Beh sì, teoricamente sì, meglio affrontarla adesso che oramai la stagione della Juve è finita, che non qualche tempo fa, anche se in questo mese dal punto di vista della concentrazione vedi le gare con la SPAL, con il Milan, anche con la Fiorentina per un certo periodo, per una certa durata della partita la testa era via, però era via per altri impegni e per altre cose. Adesso, come diceva Lino, certamente c'è soprattutto l'orgoglio di quelli che hanno giocato meno e che devono farsi vedere per cercare di avere un futuro nella Juve, e giocano comunque in un'ossatura valida, quindi sono avvantaggiati. La partita però tra Inter e Juve non è mai banale, anche senza motivazioni, anche senza grandi stimoli. L'Inter non ha ancora esattamente così in forziere il terzo posto, perché l'Atalanta e la Roma sono sostanzialmente a 5-6 punti e il Milan stesso. Basta un passo falso, l'Atalanta in casa l'Udinese, la Roma in casa al Cagliari,
te le ritrovi a tre punti e mancano quattro partite. Tanto tu questa, guarda Luca, la volata Champions così, con le varie partite. Voi avete tolto l'Inter, però ripeto, per carità, se batte la Juve, se anche pareggia è già abbastanza... Però il risultato di domani è importante perché l'Atalanta e la Roma, salvo sorprese, che in queste ultime settimane ce ne sono state tante, diciamo così, potenzialmente sulla carta, eccetera, l'Atalanta e la Roma hanno la possibilità di avvicinarsi molto. E il Milan, lo sappiamo, ha l'impegno più difficile col Torino, dovesse addirittura fare risultato anche il Milan, ecco perché la partita con la Juve. Ma l'Inter non incontra nessuno di queste cinque squadre? No, l'Inter sì, al Napoli e alla Roma ancora. La Roma, l'ha appena adesso qui noi non l'abbiamo messa l'Inter. Sì, c'è solo il Napoli, abbiamo messo il Milan, l'Atalanta, Napoli, la Roma, Juve, il Torino e la Lazio, ovviamente poi c'è anche l'Inter che noi l'abbiamo messa perché se per aveva il quarto qualche posto. Scontro diretto la cosa però... era ancora più... No, le partite 2 su 5 sono con Napoli e Juve, poi il calendario dell'Inter non lo so, ma io lo dico solo perché la domanda era su Inter-Juve, sì. non posso concedersi distrazioni, sì. L'Inter perché può diventare pericoloso e la Juventus deve rispettare anche perché ci sono state polemiche dopo la formazione di Ferrara, ce ne sarebbero, ma 5 partite sono tante. Mister Allegri è stato molto chiaro e ha detto mi sembra una mancanza di rispetto per quelli che sono scesi in campo perché secondo me sono d'accordo e ho condiviso, Allegri doveva guardare in quel momento al suo orto, non è colpa sua se ha 20 punti di più della seconda, quindi ha fatto benissimo e mi sembra offensivo dire che falsi il campionato andando a Ferrara con tutto il rispetto. Non puoi assecondare i bisogni degli altri, tu guardi in casa tua e fai la tua storia. Questo momento avere davanti 5 giornate con la stagione finita è pericoloso, cioè Allegri ha un ruolo importante perché la tifoseria juventina, tu sai, è un po' borderline, cioè hanno certamente la gioia, uno scudetto, la festa eccetera, però quel tallo lì rimane, non puoi sbracare negli ultimi 5 giorni, se no la stagione diventa, con uno scudetto che è l'ottavo, diventa addirittura mediocre. Eh sì, perché poi invece, rimangono negli occhi, invece almeno il campionato è straordinario. Anche, per esperienza, nel mio piccolo, a volte quando hai davanti queste fasi campionato fai fatica a mantenere alte le motivazioni, a mantenere intensi gli allenamenti, cerchi di farlo, però qualcosina va a scemare. Per strada, c'è qualcuno che... Vedi, quelli che hanno giocato meno hanno l'orgoglio, quelli che hanno giocato di più un po' a Formentera ci cominciano a pensare e vogliono andarci con le gambe a posto senza infortuni per godersi tutte è le fatale, fasi è della normale, vita di Ibiza, non solo quelle dei piccoli allenamenti. Allora io voglio andare a farvi sentire anche quello che ha detto sempre Allegri su Douglas Costa ma anche su Marotta e andiamo a sentire insieme anche questo estratto della conferenza del mister Allegri. Douglas Costa, che valutazione lo fa? Douglas Costa non ha mai giocato. Ha giocato le prime 4 partite e poi è sparito. È sparito perché ha avuto infortuni. Ci stanno queste annate, a volte vengono fuori su alcuni giocatori e quindi bisogna accettarle e fare con quello che si ha. Douglas Costa è un giocatore importante, un giocatore soprattutto un giocatore da Champions. Si è visto anche quando è entrata ad Amsterdam, un quarto d'ora e 20 minuti. Il problema è che dopo Amsterdam si è rifermato un'altra volta, è ancora lì e quindi ripeto, non so se è biondo o se è moro, quindi è un po' sudanavo. Io dopo l'ultima volta il direttore, non so se l'ho rivisto, ma credo di no, e domani avrò il piacere di rincontrarlo perché comunque con lui ho passato 4 anni importanti, bellissimi. Abbiamo fatto insieme a lui, insieme a Paratici, insieme al presidente, insieme a Nedved, abbiamo fatto credo un ottimo lavoro di crescita della società sia dal punto di vista tecnico che dal punto di vista generale e questo credo che sia un bel risultato. Poi dopo siamo professionisti, le strade comunque ogni tanto si possono anche dividere, ma questo non toglie quello che uno ha fatto di buono all'interno di una società. Vediamo però anche insieme quelle che saranno le scelte in vista della gara di San Siro contro l'Inter, con la Juventus che dovrebbe essere schierata con Higuain, con Dybala e Dybala che è assente, con Bernardeschi e Cristiano Ronaldo a guidare la linea avanzata, con una difesa 3 che dovrebbe prevedere la presenza di Emre Can insieme a Bonucci e
Chiellini in questo ruolo parzialmente inedito davanti a Szczęsny, Cuadrado, Pjanic e Matuidi a centrocampo, sulla destra ci sarà l'ex di turno João Cancelo e Alexandro dovrebbe agire sulla corsia opposta. L'unico vero dubbio per l'attacco della Juve è rappresentato dalla presenza di Bernardeschi o quella di Moise Kean, che potrebbe avere la chance di partire dal primo minuto a San Siro. Allora, guardiamola insieme questa formazione probabile con Bernardeschi, Cristiano Ronaldo come attaccanti, poi abbiamo anche Cancelo, Alexandro nel centrocampo, Folto con Cuadrado, Pjanic e Matuidi, una difesa a tre dove rientra Chiellini, poi c'era Emre Can, Bonucci, in porta Szczęsny. Allora, Luca Serafini, tu nelle ultime partite di campionato faresti giocare un po' di più anche magari Kean? Guarda, il suo partner Cristiano Ronaldo se lo sceglie lui, e quindi così come è in parte innamorato di Mandzukic, come ovvio che sia, perché crea spazio, poi è un giocatore che ama anche Allegri, in questa maniera credo che preferisca Bernardeschi e Dybala. Sì. Bernardeschi è più nel vivo, nel gioco, è meno solitario, anche se in realtà questa è la formazione perfetta per Dybala, che secondo me rimane una seconda punta pura. Non lo farei giocare esterno, trequartista, è una mia idea, e quindi non lo so, però secondo te il colloquio è il suo Allegri, ruolo naturale questo. Quello di seconda punta, beh, ha fatto 22 gol l'anno scorso in quel ruolo lì, non a caso. Era la spalla ideale di Higuaín. Sì, qual è stato l'inghippo allora quest'anno? Beh, perché Cristiano Ronaldo è un giocatore anomalo, che ha giocato per anni partendo dalla fascia sinistra e accentrandosi con Benzema, addirittura inducendo a spostare il ruolo a Bale, che era costato 100 milioni, inventato prima trequartista, poi addirittura esterno di destra, tra l'altro trequartista molto bene, e adesso tende a fare un po' più il centravanti, perché stare sulla fascia poi in Italia è diverso che starci nel campionato spagnolo, e quindi ha bisogno di un giocatore con caratteristiche per esempio alla Mandzukic e probabilmente più Bernardeschi, forse in questo caso dipende anche dalla condizione di Bernardeschi e di Dybala. In ogni caso è una coppia bella assortita, a me piacerebbe vederli Dybala e Ronaldo insieme. E più si va avanti con le partite, più diventa tutto più importante, tutto più al limite, questo per quel che riguarda la Serie A e il prossimo turno. Adesso invece, come promesso, andiamo a sentire quelle che sono state le parole di Spalletti, perché ha parlato ovviamente della partita contro la Juventus, si giocherà in casa a San Siro, e allora andiamo a sentire cosa ha detto Spalletti. Domani è il giorno della partita, però poi questa partita si gioca tutto l'anno nei bar, nei negozi, in ufficio, in vacanza, e queste due squadre rappresentano un po' i poli opposti della passione calcistica. Da sempre uno dei manifesti più importanti del nostro campionato, questa partita qui. Di conseguenza far bene, visto che negli ultimi campionati loro ci sono stati davanti sempre, diventa fondamentale per credere nel lavoro che facciamo, per andare a diminuire sempre qualcosa affinché si possa in un tempo molto limitato andare anche a vincerci qualche volta, ecco. La differenza la può fare solo il modo di stare in campo, il gioco, oltre che quello di andare a prendere dei grandi calciatori e dei campioni, che quello ormai lo sanno tutti. Allora, mister, effettivamente Spalletti qua fa riferimento al fatto che non conta solamente i giocatori e gli interpreti, ma anche come vengono messe le squadre in campo. Beh, è d'accordo? Sì. Però d'accordo? Se non hai dei giocatori importanti puoi mettere la squadra in campo finché vuoi, ma alla fine perdi. A certi livelli è importante avere veramente giocatori di un certo calibro. Sicuramente. In sospeso con i nostri telespettatori anche di altre dichiarazioni di Spalletti, sempre sulla Juve, ma attenzione anche su Icardi, sentiamolo. Io devo dare il meglio di me stesso, poi c'è sempre qualcuno che ti va a giudicare. Se ti riferisci alla mia società è giusto che vada
a cercare poi il meglio per l'Inter. E se ci sono io dentro a questo miglioramento da fare, va accettato, perché l'Inter deve andare avanti e deve migliorare. È un discorso che va visto in fondo al campionato. In fondo al campionato ce le diciamo due cose più vere, facendo anche qualche nome e cognome, che così si va a mettere in evidenza quella che è la fede di fare un lavoro in maniera corretta o scorretta, tirando in ballo qualcuno personalmente anche. Volevo chiederle se le darebbe fastidio che Icardi l'anno prossimo vestisse la maglia della Juve. Ma io non so quello che succederà in fondo al campionato, e a me danno fastidio poche cose. Le cose che danno fastidio a me danno più fastidio a quelli che le fanno. Per cui sono abbastanza tranquillo, ecco. Allora, Spalletti è abbastanza tranquillo. La domanda del giornalista l'ha preso un po' a sorpresa, no? Se le darebbe fastidio vedere Icardi alla Juventus. E il mister Spalletti ha risposto dicendo, facendo capire, insomma, che vedrà a fine stagione che cosa succederà. Probabilmente Luca, in questo estratto di conferenza, non è che è proprio così certa la posizione di Spalletti a fine stagione, no? Cioè, lo stesso Spalletti sa di non essere al 100% sicuro, no? Guarda, io, come ti ripeto, primo non è la mia materia e poi veramente senza ruffianerie, questa è la casa del calciomercato. Posso soltanto dire quello che raccolgo vivendo nel calcio. Nell'Inter c'è una fazione molto forte che spinge per Mourinho. Mourinho? Sì. C'è Marotta che ha incontrato e ha parlato con Conte, che gli ha fatto le sue richieste, e ci sono i cinesi che, non essendo molto allineati ai nostri modi, il giorno in cui Marotta dovesse andare a dire scusate, io vorrei cambiare allenatore, questi dicono scusi, noi abbiamo rinnovato l'anno scorso a questo signore a svariati milioni per, certo, i prossimi anni, perché li dobbiamo buttare via, perché arriva terzo, perché questo quindi c'è, in una situazione normale con un patron normale, la questione Icardi mossa e il ruolo che ha giocato Spalletti sarebbero più che sufficienti, sommati alla cattiva presenza nelle coppe, al rendimento ondivago, per cambiare guida. Però c'è uno scenario talmente variegato che mi sembra difficile pronosticare adesso cosa sarà. Sempre per le mie informazioni, ci sono 0,5% di possibilità che Icardi vada alla Juventus. Ok, mister? Bisogna vedere effettivamente cosa lo vedrebbe succederà a fine campionato, perché sono situazioni che si possono evolvere da un momento. Però Spalletti secondo me ha fatto anche un buon lavoro. Beh, come gli obiettivi, per il momento quello del terzo posto, terzo in Champions posto, League. Gli è sfuggito sicuramente la situazione di... Però per le coppe effettivamente però i rumor sono un po' partiti. Sono tanti e magari alla fine poi non si farà niente. Sì, ma anche perché c'è un discorso economico anche di mezzo, perché giustamente adesso si può fare tutti i tipi di supposizioni, ma però immagino, guarda, che anche la stessa proprietà ci guardi. Io non sono tanto per i ritorni, non sono tanto per i ritorni. Se si dovesse fare... Quindi nemmeno Conte alla Juve, allora. Ecco, se si dovesse fare qualcosa per dire che... Conte va bene all'Inter. Però i ritorni in Mourinho sono quelle, oppure alla Roma, perché Conte sappiamo che adesso delle situazioni è davvero molto vicino, che portino entusiasmo, allora. Un metodo nuovo di lavoro, okay. I ritorni a me non sono mai tanto mai piaciuti. Gianluigi Longari, vengo da te per una chiosa su questo argomento di cui stiamo trattando, su Icardi, sul possibile futuro di Spalletti. E per vedere anche come schiererà l'Inter Luciano Spalletti nella serata di domani, perché come detto Icardi dovrebbe partire dalla panchina, quindi assenti entrambi i protagonisti dei rumors di mercato, Icardi da una parte, Dybala dall'altra. Dovrebbe partire Lautaro Martinez come titolare alla guida dell'attacco
dei nerazzurri in una formazione contrassegnata dalle prime scelte di fatto di Luciano Spalletti. Sarà 4-2-3-1 come sempre accaduto o quasi in questa stagione. Andanovic tra i pali, c'è D'Ambrosio, preferito ancora una volta a Cedric come terzino destro, De Vrij e Skriniar come centrali, Asamoah sulla corsia opposta, Vessino e Brozovic che è tornato nella lista dei convocati, potrebbe anche fare il suo ritorno sul rettangolo verde dal primo minuto nonostante condizioni fisiche ancora da valutare, e poi il tris di trequartisti alle spalle di Lautaro Martinez, contraddistinto dalla presenza da destra di Politano, a sinistra di Perisic e Raja Nainggolan come trequartista. Allora, questa è la formazione probabile dell'Inter con Brozovic a centrocampo insieme a Vessino, Nainggolan che è tornato in forma, Lautaro Martinez che ritorna titolare, Politano, Perisic, insomma, mister, questa sembra una bella formazione, comunque, cioè sulla carta forse fossero stati sempre in forma tutti quanti. L'Inter, l'Inter tipo, al limite se c'era Icardi al posto. Sì, esatto, è una buona questa. Inter, sicuramente è una squadra ben, ben strutturata e funzionale nelle, nelle corde, nelle idee del suo allenatore, insomma. Luca? Il discorso che stavamo facendo prima sulle aspettative, insomma, questa fu la, la campagna acquisti per Spalletti, in particolare con Nainggolan, con Politano, con Asamoah, cioè erano i ruoli chiave che voleva coprire, anche se poi tra Versalico e Cedric alla fine è tornato a fare il titolare D'Ambrosio, ma erano i quattro punti chiave della squadra, che rimaneva ancora un pochino orfana in mezzo, dove comunque con Brozovic e Nainggolan già 2 su 3 erano, e si è parlato di anti-Juve. Ora ripeto, in una gestione normale societaria finire il campionato a 30 punti dalla Juve e con le coppe che sono andate in un certo modo non puoi essere felice, anche se certamente la qualificazione in Champions è importante. La vicenda Icardi ha spostato gli equilibri, però per tutte le ragioni che abbiamo appena detto il futuro di Spalletti potrebbe ancora essere interista, e in quel caso è evidente che quello di Icardi invece non lo può essere, Luca, anche rispetto allo spogliato. Luca, la permanenza congiunta di Icardi e Spalletti, secondo te, Luca, è da escludere a priori? Non ho capito. Una permanenza congiunta di Icardi e Spalletti? Per la mia opinione che sarebbe un errore, perché quello che è accaduto quest'anno ha logorato il rapporto di Icardi con i tifosi, con Spalletti, con lo spogliatoio, con la società, e quindi mi sembrerebbe veramente deleterio. La domanda che faccio io a te è se Icardi ha in realtà tutto questo mercato. Gianluigi, Icardi ha tutto questo mercato? A me non risulta che ci siano state proposte, anche sul fronte vicino al giocatore e vicino a chi amplifica le voci di mercato che fa emergere, chi lo assiste, sono stati raccontati di interessamenti, offerte disparate a partire dal Napoli, passando dal Real Madrid, Bayern Monaco, Juventus e quant'altro. Al momento nessuno ha offerto nulla all'Inter e non mi risulta che ci siano degli abboccamenti concreti per Icardi, per cui sono d'accordo con te se la tua allusione al fatto che Icardi non abbia in questo momento un grosso mercato, ma del resto lo scorso anno aveva una clausola rescissoria valida, è vero, soltanto per l'estero, della quale non avrebbe usufruito, però nessuno di fatto ha proposto i 110 milioni che l'Inter richiedeva per privare del suo allora capitano. Penso che allo stato attuale delle cose, con la stagione vissuta, la situazione non vada a cambiare. Ecco, poi chiaramente si possono anche studiare delle situazioni ad hoc se la convivenza tra i due non dovesse essere plausibile, cosa che io peraltro ritengo. Penso che alla fine sia molto difficile, se non impossibile, che Icardi e Spalletti insieme possano essere all'Inter la prossima stagione. È impensabile che Icardi non abbia delle grandi proposte. Uno dei 5 attaccanti più forti in assoluto. È vero, diciamo che si porta dietro una situazione, un fardello di grande volontà sua, perché nessuno, insomma, lui è... A parte che è un giocatore con delle caratteristiche molto, molto, molto particolari. Per me è l'unico fenomeno che c'è all'Inter, tecnicamente. Però capisco perfettamente che... Però pensi che sia un po' old style rispetto agli altri giocatori, che non si vada a cercare i palloni, che sia un po' statico? Sì, infatti è proprio questo il problema. Capisco che un allenatore possa nicchiare, perché però, comunque... Luca, guarda che
certe situazioni puoi ancora migliorare. Sono d'accordo. Bisogna vedere se vuole migliorare. Bisogna vedere se vuole Icardi, perché io mi ricordo che quando lo misero a confronto con Higuain, lui disse: ma siamo giocatori diversi, come però, dire, no? Io sono così e voglio rimanere così. Quindi non lo so se lui ha voglia di cambiare. In un contesto, dici magari una squadra di un altro tipo. A volte sei obbligato, sei obbligato. Okay. Perché in questo caso è stato di fatto obbligato, perché da quando è tornato, in effetti anche la sua media realizzativa ne sta risentendo. Comunque è un giocatore con caratteristiche diverse, non fa lo stesso tipo di gioco che faceva prima che tutta questa bagarre avesse luogo. Quella la prima a Genova con la Sampdoria addirittura fu protagonista, gol, assist, rigore, insomma è un giocatore certamente, come dice Lino, ce ne sono alcuni che maturano, e forse è il caso di Icardi, anche a 26 anni nonostante abbia già segnato un centinaio di gol eccetera. Il problema poi secondo però indubbiamente è questa invasività della sua manager, della sua compagna, l'abbiamo detto, insomma il fardello tra virgolette, perché poi quello. Non lo dice mai nessuno, è evidente che sia autorizzata e licenziata, nel senso che è autorizzata da lui. Penso che in tutti questi mesi Vando non abbia detto una virgola che il marito non pensasse. E allora sai, come io sono molto favorevole al fatto di poter parlare anche con Vandanara se sono dirigente di una società, ma capisco allo stesso tempo che ci siano società per esempio come la Juve che invece questo discorso non lo vogliono neanche aprire. Non vogliono neanche vedere da lontano. No, infatti, quindi allora, è strano, sì, però ci sono delle sirene da Madrid, dall'Inghilterra, qualcosa succederà, insomma.